Sergio Puglia, cittadino in Senato del Movimento 5 Stelle. Oggi un importante convegno durante il quale si è parlato di quella che lei definisce una deforma costituzionale. Perché? In pratica si vanno a toccare dei principi cardini della nostra Carta Costituzionale, in particolare la sovranità popolare. Il popolo la propria sovranità la esprime attraverso il voto. Quello che si sta per fare è andare a annullare la sovranità popolare attraverso la creazione di una Camera, chiamata Senato, dove il popolo non voterà mai più. Quindi in un certo qual senso viene abolito un pezzo di sovranità popolare. E questo Senato cosa farà? Chi vuole questa riforma cerca in tutti i modi di far apparire che il Senato non farà nulla e quindi io ti tolgo il voto cittadino per sempre, però non ti preoccupare perché il Senato non conterà nulla. Invece non è vero, il Senato avrà delle funzioni fondamentali, importantissime, ci sarà sempre quello che c'è oggi, la navetta per 20 materie, quindi tra queste materie, ad esempio, giusto per quindi non vi faccio l'elenco, ma giusto per farvi capire l'importanza del Senato, ci sarà la competenza del Senato sulle riforme costituzionali, ad esempio, quindi materie importantissime, materie che sulle leggi che modificano l'ordinamento dello Stato, gli organi dello Stato, tutte quelle materie che detengono, sono riferite agli enti locali, le leggi elettorali, insomma ne hanno conteggiate 20 i nostri costituzionalisti, quindi il Senato continua ad essere un organo di produzione legislativa importantissimo, però la particolarità è che non vota più il popolo, quindi non è possibile avere un organo così importante lasciato nelle mani della casta, perché la casta voterà da sola il Senato e quindi questo è un abbassamento delle prerogative popolari che i nostri padri costituenti ci hanno donato e a noi tutti. In pratica noi ci troviamo di fronte a un premier non eletto dal popolo e qualcuno ci potrebbe dire vabbè, ma lo prevede la Costituzione che il premier non è detto che sia votato dal popolo, però quantomeno che sia un rappresentante del popolo, quindi che sia un parlamentare, non lo è. E poi sappiamo benissimo che l'attuale Parlamento con quella composizione maggioritaria è stato definito un Parlamento illegittimo non dal Movimento 5 Stelle o dalle forze politiche, ma da un organo supremo, un organo garante, cioè la Corte Costituzionale. Quindi già c'è un Parlamento che tecnicamente, secondo la Corte Costituzionale, doveva semplicemente fare giusto qualche leggina, tipo la legge elettorale, quindi doveva fare la legge elettorale, ritornare a far votare i cittadini. Invece no, sono andati oltre, addirittura hanno deformato la nostra Carta Costituzionale, quindi il prossimo passo è abbastanza chiaro in realtà per chi ha studiato le carte e chi sa cosa sta succedendo, ossia prima che proponessero questa deforma della nostra Carta Costituzionale c'è stata una banca finanziaria, andate a vedere, la JP Morgan, che chiese agli Stati europei, quindi in particolare all'Italia, di cambiare le carte costituzionali, perché erano carte costituzionali in un certo qual senso troppo democratiche e c'era bisogno di accentramento dei poteri. Ecco, noi non possiamo fare una modifica secondo ciò che ci dice una banca estera che punta sulla finanza e non sull'economia del popolo. Quindi è molto importante invece oggi rifiutare questa deforma della nostra Carta Costituzionale. E a chi dice vabbè, ma poi la modifichiamo, poi dopo si può aggiustare, non stiamo parlando di leggi ordinarie, stiamo parlando della nostra Carta Costituzionale, stiamo parlando della Costituzione di un popolo, stiamo parlando dell'assetto democratico di un popolo. Non si può poi pensare magari va bene adesso la facciamo poi la modifichiamo, perché magari già sanno appunto che è qualcosa che non è ben definita, quindi non possiamo assolutamente accettare questa deforma. Fondamentale votare no in questo momento, perché quello che stanno per proporre è
un abbassamento della sovranità popolare a vantaggio della casta, cioè la casta che voterà da sola una Camera con dei poteri enormi e il popolo non potrà mai più votare questa Camera.